Tra le vittime dell'aereo caduto in Etiopia c'è anche Virginia Chimenti, figlia di Claudio Chimenti, professore dell'Ateneo Aquilano, morta a 26 anni. L'Africa era la sua seconda casa. Papa Claudio, professore universitario all'Aquila, mamma Daniela dentista di corso Trieste, e la sorella più grande, Claudia, lavora nell'ambito alberghiero. Quest'ultimo viaggio era come consulente finanziaria per il World Food Program dell'ONU. Il suo obiettivo era aiutare gli altri, era giovane ma aveva sogni grandi ed era già immersa nel mondo dei volontari per salvare gli animali, l'ambiente e i bambini. Prima di entrare, infatti, come consulente budget officer nel 2017, Virginia aveva partecipato a campagne di volontariato della Hollus Italiana Twins International che sviluppa progetti per sostenere i bambini orfani nelle baraccopoli in Kenya. Era proprio questa la destinazione, ma è raggiunta dell'ultimo viaggio delle cooperanti italiane. Dopo la laurea per un anno aveva vissuto in Maimer ed era già pronta una nuova sfida, destinazione Yemen. L'Africa era appunto la sua patria adottiva, tanto che aveva organizzato di trascorrere l'ultimo Natale con la sua famiglia in Sudafrica. L'Università dell'Aquila, intanto, oggi si stringe nel dolore della scomparsa nell'incidente aereo in Etiopia di Virginia Chimenti, la figlia del professor Chimenti, appunto. Virginia Chimenti da sempre era impegnata nel volontariato e interessata all'Africa, si legge nella pagina dell'Ateneo, e al suo sviluppo economico e sociale. Dopo la maturità scientifica al liceo romano Amedeo Avogadro e la laurea a Milano e un master di studi africani e orientali a Londra, Virginia aveva lavorato nella sede milanese di Alice for Children per poi occuparsi del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo. Poliglotta, conosceva perfettamente inglese, francese e spagnolo. Da due anni era entrata nell'agenzia del World Food Program delle Nazioni Unite, con sede a Roma, dove si occupava dei budget per i servizi logistici. La rettrice Paola Emberardi, a nome di tutto l'Ateneo, esprime la sua vicinanza e dolore alla mamma Daniela, al papà Claudio e alla sorella. Arriva anche il cordoglio del sindaco Biondi. La città dell'Aquila si stringe attorno al dolore del professor Chimenti e dei suoi familiari per la tragica e prematura perdita dell'amata figlia Virginia e di tutti i parenti delle vittime coinvolte nell'incidente aereo in Etiopia.